Il 28 ottobre dell'anno 1900, il comune di Broni, in provincia di Pavia, approvò una delibera con la quale veniva dato un nome a nuove strade e un nome nuovo a strade che già esistevano. Nei pressi del palazzo municipale, edificato pochi anni prima su progetto dell'architetto Arienti, palazzo con una imponente ed elegante facciata dotato di ampi portici, esisteva una strada che si chiamava Via del Mulino. La strada, breve e stretta, copriva il letto del torrente Bedo che arrivava dalla collina. La strada si chiamava Via del Mulino proprio perché qui, sin dal Medioevo, esisteva un mulino ad acqua mosso dal torrente. Quel 28 ottobre il nome della strada venne cambiato in Via Caterina Medici e ancora oggi la strada si chiama così. Qualcuno, leggendo il nome, potrebbe pensare alla regina di Francia, la famosa Caterina de' Medici. In realtà la Caterina di Broni era una strega, ma è corretto e doveroso dire che fu accusata di essere una strega, per questo processata, condannata e uccisa sul rogo a Milano in piazza Vetra il 4 marzo dell'anno 1617. Le streghe, come sappiamo, infatti non esistono. Caterina era nata a Broni nella seconda metà del Cinquecento. Per questo motivo l'amministrazione comunale di Broni decise di ricordarla nella sua toponomastica. A proporre il cambio del nome fu l'ingegnere Pietro Saglio, storico di Broni e allora amministratore comunale e provinciale. Saglio aveva scritto nel 1890 un libro in due volumi dedicato alla storia di Broni e dei suoi dintorni, ma fu anche molto attivo in progetti rivolti al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti di Broni e dell'Oltrepò. Nel 1883, insieme a un altro ingegnere, Guglielmo Maccabruni, aveva redatto a proprie spese il nuovo piano edilizio di Broni. Nel 1887, come consigliere provinciale, in modo ancora del tutto gratuito, propose il progetto per la realizzazione di un ponte di ferro che unisse l'Oltrepò al Pavese, passando sopra il Po nei pressi della località denominata Stella, dove da sempre esisteva un porto fluviale. Per sostenere questo progetto creò anche un comitato. Il ponte fu realizzato, non secondo il progetto del Saglio, ma sicuramente prendendo spunto dalla sua idea, molto tempo dopo, fra il 1910 e il 1912, ed è l'attuale Ponte della Becca. Nell'anno 1900 il Saglio, che era presidente della Commissione per la nuova toponomastica di Broni, propose di cambiare il nome di Via del Mulino in Via Caterina Medici con una motivazione ben precisa: riscattare la concittadina di Broni, vittima dell'ignoranza e della superstizione del suo tempo. Queste furono le esatte parole della motivazione. La proposta fu accolta a pieni voti dal Consiglio Comunale di Broni. Ma chi era Caterina? Ciò che sappiamo di lei arriva dal sunto degli atti del suo processo, conservati dalla famiglia Melzi di Milano e pubblicati da vari studiosi, fra cui Giuseppe Farinelli ed Ermanno Paccanini nel 1989. Ma a lei fece cenno anche il Banzoni nei Promessi Sposi e le dedicò un libro Leonardo Sciascia, libro intitolato La strega e il capitano, oltre a scrittori che soprattutto nell'Ottocento riconobbero nella sua vicenda una storia esemplare di caccia alle streghe. La sua data di nascita ci è ignota, anche perché gli atti di nascita della seconda metà del Cinquecento dell'archivio parrocchiale di Broni andarono distrutti. Sappiamo però che all'epoca del processo, nel 1616, doveva avere circa 40 anni. Il padre era un maestro, così afferma Caterina, ma forse per raccontare di sé la provenienza da una famiglia piuttosto importante. Nei fatti, però, Caterina andò sposa da appena 13 anni a un uomo di Piacenza che si chiamava Bernardino Zagaglia, detto Pinotto, che non solo la trattava da serva, ma che la faceva prostituire. I due si trasferirono a Pavia e, dopo poco tempo, Pinotto morì. Caterina iniziò a prestare servizio in case nobiliari di Pavia e poi del Monferrato, finché fu presa come serva da un signorotto di Occimiano, proprio in Monferrato. Da lui Caterina ebbe due figlie, riconosciute dal padre, Vittoria e Angelica, e una terza che il padre non volle riconoscere.
Nel suo processo, Caterina racconta di aver imparato i primi rudimenti della stregoneria a Broni, ma di aver partecipato per la prima volta a un barilotto, una specie di sabba, proprio a Ocimiano. La sua condotta a Ocimiano fu talmente scandalosa fra barilotti e liti con il signorotto presso il quale viveva, che il vescovo di Casale intervenne e la fece trasferire a Casale stesso, nella casa di una nobildonna. Dal 1612 Caterina fu a servizio in varie case di Milano e nel 1613 presso un capitano che si chiamava Vacallo e che la fece allontanare dopo pochi mesi, sospettando di essere vittima di un maleficio fattogli da Caterina perché si innamorasse di una serva, Caterinetta de Varese. Il 15 agosto 1616 entrò come serva nell'abitazione del senatore Luigi Melzi, uno degli uomini più illustri di Milano. Il senatore era già piuttosto anziano, era vedovo e aveva 14 figli. Alcuni dei suoi figli ebbero il sospetto che il padre si fosse innamorato di Caterina e, approfittando di un mal di stomaco di cui soffriva il senatore e che sembrava essere inguaribile, accusarono Caterina di avergli fatto un maleficio, in realtà preoccupati che l'anziano padre dilapidasse il suo patrimonio e la loro eredità a favore di Caterina. Caterina confessò di aver fatto un maleficio al Melzi, ma ad amorem, cioè perché si innamorasse di lei, non ad mortem, per farlo morire. Di fatto, però, ormai la macchina dell'accusa era avviata. A dare il tocco finale fu l'improvviso arrivo del capitano Vacallo in visita ai Melzi qualche giorno prima del Natale 1616. Il Vacallo riconobbe Caterina e confermò che si trattava di una strega. Il 26 dicembre, Ludovico Melzi, figlio del senatore Luigi, presentava formale denuncia alle autorità. In meno di 2 mesi si svolsero prima il processo dell'autorità civile e poi quello del Tribunale dell'Inquisizione. La sentenza fu la condanna a morte per rogo. In tutto il processo, Caterina non negò mai di essere una strega. E non soltanto quando venne sottoposta a tortura, prassi prevista dall'iter processuale. Caterina era convinta di essere davvero una strega. Per lei, donna semplice e da sempre maltrattata, essere strega era l'unico punto di forza e l'unico modo di difendersi da violenze. Tra i personaggi che intervennero nel processo vi fu anche Ludovico Settala, il protomedico di Milano, che per primo riconobbe i segni della peste del 1629, avendone già vissuta una nei decenni precedenti. Quando il Manzoni parla di lui nei Promessi Sposi, lo descrive come abile scienziato, ma non avulso dai difetti del suo tempo, come l'aver contribuito a mandare a morte una povera infelice. Quell'infelice era Caterina, sul corpo della quale il Settala, chiamato consulto dalla famiglia Melzi, riscontrò i segni del demonio. Si trattava semplicemente di alcuni nei. Ma il Settala, che peraltro non era riuscito a risolvere il dolore di stomaco del senatore, pur essendo il suo illustre medico, l'interpretò come un segno diabolico e la sua diagnosi fu determinante per la condanna di Caterina. Il 4 marzo 1617 Caterina fu portata in gabbia, legata in catene, per le vie di Milano. Per il suo rogo fu costruita per la prima volta una baltresca, cioè una torre di legno in piazza Vetra, perché tutti potessero vedere il fuoco e veder morire la strega. Prima di appiccare il fuoco, Caterina venne strangolata, ma non perché morisse, ma per provocarle un lieve stordimento mentre il fuoco veniva acceso. Il senatore Melzi sopravvisse vari anni dopo la morte di Caterina. Il mio libro, Chi ha paura di Caterina, storia vera della strega di Broni, di un mulino, di una strada e di due fate, pubblicato nel 2016 da Primula Editore di Voghera, prende spunto dalla delibera del 28 ottobre 1900, ritrovata nell'archivio comunale di Broni, e oltre a raccontare la vicenda di Caterina, ricostruisce la Broni del 500 e del 600 e parla della Broni di oggi, una delle poche città nel mondo ad avere una strada intitolata a una strega.